Cari amiche e cari amici di Gheo, benvenuti in una perla dell'Irpinia. Oggi procediamo nel nostro viaggio in Italia alla scoperta di alberi particolari e monumentali. Ci troviamo a Taurasi perché è una località molto nota per i suoi vigneti e soprattutto, a parte i buoni vini, perché potremmo ammirare alcune piante davvero molto molto vecchie. Nel 1863 in Europa sbarca una malattia, un insetto, la filossera americana, che produce una vera flagellazione delle vitigni autoctoni europei. In Italia arriverà pochi anni dopo, 1879, e da quel punto molti terreni e molti vitigni saranno purtroppo sterminati. Ci sarà però una rivoluzione scientifica che permetterà di innestare sulla radice americana quelli che sono i vitigni autoctoni. Da quel punto si ricomincia da zero e la maggior parte dei vitigni che oggi noi conosciamo nascono proprio in quell'epoca. Ci sono alcuni esemplari che però sono sopravvissuti a quest'era di grande disperazione. Per lungo tempo si era pensato che i vitigni fossero appunto tutti stati reinstallati dopo la scoperta del modo per superare questa grande malattia. Invece negli ultimi decenni diversi studiosi hanno focalizzato la presenza di esemplari ultrasecolari e addirittura alcuni esemplari che superano i 200 e i 250 anni di vita. Uno di questi esemplari appunto è questa, una Shiraz di 250, forse addirittura 300 anni, un esemplare che ovviamente ha manifestato una capacità di resilienza straordinaria. La circonferenza del suo tronco è pari a 125 centimetri, non una grande misura rispetto alle nostre misure abituali quando parliamo, cari amici e cari amiche, dei grandi alberi, ma stiamo parlando di una vite. Le viti secolari o plurisecolari si dicono su piede franco proprio perché non ci fu l'innesto, quindi queste piante hanno la caratteristica di crescere direttamente con la radice propria nel terreno. Questi alberi ovviamente sono legati anche alle storie delle famiglie che da tante generazioni se ne occupano, anzi addirittura molte famiglie, come dire, ricordano lo sviluppo dei nonni, dei bisnonni, eccetera, proprio in base alla presenza di singole piante che accompagnano la vita di noi umani. Che le mie mani siano madre per il vostro dono prezioso. Che le mie mani siano messaggeri dei vostri poemi solari e che le mie mani possano aiutarvi a trasformare il vento e la pioggia e la terra nel nettare sacro agli amanti.